Buongiorno, 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 signore e signori, questa mattina Vera è incazzata come una bestia. Vera, ti tiro su, apriti pure, ora non fate <ride> in finestra, vi dico cosa è successo. Vera, mi senti? Perché in pratica dovevo andare in studio e mi sono fatto dare le chiavi perché dovevo dare la donna delle pulizie, e tanto poteva le lasciare al tabacchino, eccola. tra tanto poteva le lascio al tabacchino, così insomma, poi entri. E questa mattina, quando sono andata a correre, mi sono dimenticata e quindi è rimasta fuori dallo studio. Adesso sta trasmettendo da un parco e c'è un giramento di coglioni che credo stia causando un tsunami da qualche parte del mondo. Buongiorno, Vera. Sei pure silenziale. Ecco, buongiorno. buongiorno. Buongiorno, come stai? Bene, in mezzo al verde, <ride> finalmente. Eri più incazzata prima, ti è passata? No, non ero incazzata, sto bene, sono qua in mezzo al verde, Vabbè. vediamo se passano gli scoiattoli benissimo, benissimo. va bene si fa pari con quella volta che dovevo andare online invece non mi avete messo online quell'altra, io ho parlato da solo per più di mezz'ora signore e signore, buongiorno Vera, io ti tiro su, così risparmio no. la batteria ti così risparmio sì, la batteria tanto non staremo tantissimo questa mattina perché abbiamo delle cose da fare in renti alla piattaforma poi ti, per delle domande ti tiro su se ti vedo sparire vuol dire che non c'è più segnale che quindi i nostri mezzi di sussistenza si sono fermati ciao era incazzata allora signore e signori buongiorno 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 eh, in attesa che si colleghino le persone ragazzi miei devo dirvi un po' di cose eh? Sarò, sarà una live sintetica ma molto intensa allora 26 settembre Bologna laboratorio di Transurfing 26 settembre sempre a Monza laboratorio con Sonia Cabaglia naturopata e Gisela Perez Cabrera parleranno di donne in merito a Il radicamento il radicamento per le donne. Quindi, per info, mandate una mail a Luca.nali.com. No, luca 10 ottobre. Laboratorio di campagna tibetane a Colle Salvetti. De 17 ottobre. Monza, laboratorio di campagna tibetane. 24 ottobre. Genova, Transurfing. 7 novembre. Bologna, campane tibetane. 14 novembre. Colle Salvetti, Transurfing. Laboratorio di Transurfing. Che sarebbe gestione della realtà. Non c'è mai un corso uguale all'altro. Quindi, mi raccomando, sono corsi sempre originali. E relativi a quelle che sono le circostanze del momento, quindi sempre aggiornati. 21 novembre, laboratorio di transurfing a Udine. 28 novembre, laboratorio di campane tibetane a Genova. 12 dicembre, dolce acqua, laboratorio di campane tibetane. Abbiamo detto tutto. Mi raccomando, controllate verificate la vostra iscrizione sui canali Lucanali, Lucanali 2, ma anche in Zion perché il signor YouTube non conosceva ancora l'identità, ma soltanto il mestiere di sua madre tende a toglierle. Guardate anche per favore, Così come il Telegram, canale Luca Canali News, e anche per quanto riguarda Patreon, se volete, fate una donazione. Se non volete o potete, semplicemente non la fate. Sono canali che noi adesso stiamo un po' trascurando effettivamente, però stiamo pompando al massimo per la piattaforma, che forse la prossima settimana ci siamo sul serio. Benissimo, tutto lunfiato, ragazzi miei allora ieri ho fatto un video urgente perché mi hanno comunicato che eh, l'autocertificazione per quanto riguarda Flavio Neri, grande videomaker video Flavio Neri si occupa delle riprese in, in studio, un ragazzo fantastico, bravo, eccolo lì Flavio ragazzo fantastico, stupendo, un piacere starci insieme, lavora veramente con grande con grande cura e tutti i video editati sul Transurfing presenti nella piattaforma, praticamente quelli inerenti ai corsi le fa lui le riprese e l'editing grazie, quindi è un, una persona che lavora anche molto bene per quanto riguarda l'editing se avete bisogno ve lo, ve lo raccomando con tutto il cuore benissimo allora eh, quindi questa autocertificazione che è stata ventilata come, come efficace no? eh, non so se questo è derivato dal fatto che ancora non era legge questo eh, provvedimento eh, però di fatto insomma è una persona presentando questa autocertificazione in un treno è stata non solo multata ma anche denunciata penalmente in quanto questo corrisponde a un illecito, ok? Quindi questa persona doveva prendersi un avvocato, non si sa come finisce. E uno di questi avvocati, facciamo molta attenzione, okay? uno di questi avvocati eh, eh, se mi fa incazzare, dico anche il nome: che comunque ha portato avanti questa iniziativa, eccetera. Eh, l'ha chiesto eh, un aiuto dice io, è successo, io ho fatto come avete detto ma è successo questo dice, ci dispiace molto mi dispiace molto se vuole le posso fare una consulenza telefonica alla modica cifra di 150 euro ora voi sapete cosa ne penso per quanto riguarda la soluzione legale. Io ho nel cuore almeno due avvocati, magari anche altri, perché anche l'avvocato Mori è una persona molto, molto sensibile, secondo me, no? Comunque, sapete, l'avvocato Corrias e l'avvocato, cazzo, non mi ricordo come si chiama, so, chiusura, Fusillo ancora. e l'avvocato Fusillo, sono delle persone vere, delle persone che hanno un gran cuore però, in questo momento sperare in una soluzione legale è ridicolo perché loro hanno tutti i giudici di primo grado. Quindi, semplicemente, voi avete tutte le ragioni, fate le vostre denunce che vengono riposte in ordine alfabetico, ma anche cronologico, in un cassetto, ok? Perché siamo in una dittatura, quindi è normale che succeda questa cosa, quindi per favore non contate tanto su questo perché abbiamo a che fare con dei criminonzi, un po' criminali, un po' stronzi, ok? Quindi, molto importante questa cosa. La soluzione qual è? Ora ve la dico. Per quanto riguarda poi. Eh, sì, va? Mm, ok. Due parole per dire le persone. Voi vedete, Che no? in questo momento si vedono chiaramente: si vedono chiaramente l'imbecille e le persone intelligenti, lo si vede chiaramente. E di conseguenza, noi dividiamo tutto in due gruppi, ma ci sono anche sottogruppi. Ci sono anche quelli che hanno capito il giochino e si approfittano degli altri. Questi sono i peggio criminali che esistono. Molti di loro sono avvocati. Vi prego. State certi: prima di tutto non dovete andare lì disperati, perché loro della vostra disperazione ci fanno il punto di forza secondo sappiate che qui adesso si sta giocando nelle energie siamo nel caliuga, i pezzi di merda hanno ragione, ma sta cambiando quest'ordine energetico di conseguenza i pezzi di merda o criminonzi, i criminali e un po' stronzi semplicemente non ce ne avranno più voce in capitolo non riusciranno più ad andare avanti vi consiglio, per questo ve lo metto nel link dei commenti vi consiglio il video che ha fatto ieri Riccardo Corongiu che è un capolavoro secondo me ve l'ho messo anche su Telegram, ve lo posto adesso nei commenti per cui andate a vedere se non riuscite a estrapolarlo da qui semplicemente andate nel canale youtube di riccardo corongi oltre a scrivervi cosa che vi raccomando vivamente andate a vedere il primo video l'ultimo video insomma, che, ha, che ha pubblicato perché è veramente molto molto interessante spiega semplicemente queste cose di cui mi trovo assolutamente d'accordo di conseguenza quello che vi sto dicendo è, mi raccomando, non pendete dalle labbra di nessuno, in primis nelle mie, perché è il momento di tirar fuori i coglioni e iniziare a muoversi con grandissimo coraggio. Smettere di tenere la testa sotto la sabbia perché ergonomicamente, se io metto la testa sotto la sabbia, mi si alza leggermente il culo e vi posso garantire che in questo momento non è il caso di farlo. Ok, molto importante. Allora, sì, questo è uno dei commenti, il link no, che vi ha postato rispetto al, al documento di Dario, di Riccardo Corongio. Ehm... Loro eh, ci fanno incazzare di continuo. Ah, questo video, ragazzi, ha fatto girare, mi raccomando. Eh? Loro ci fanno incazzare di continuo. Ci fanno incazzare di continuo, ci fanno fare delle cose dove noi ci carichiamo di ulteriore negatività. E pensate un pochino cosa gli succede nel momento in cui noi ci carichiamo di negatività, poi dove va questa energia? Noi buttiamo fuori, lavoriamo, no? metabolizziamo un sacco di energia e dove va questa energia? Va proprio nel punto in cui noi non vogliamo che vada, va a loro. E ve lo spiego semplicemente con la logica del narcisista. Il narcisista di cosa si nutre? Si nutre della dipendenza e della paura della persona, della paura di perderlo, della paura di essere inferiore. Della paura di non essere all'altezza, tutta una serie di paure che ad arte il narcisista consapevolmente o meno, o meno cerca di creare. No? quindi il narcisista crea un alone, un condizionamento, una situazione in cui la sua vittima inizialmente viene addescata da un qualcosa. Guardate come i passi, adesso facciamo insieme i passi no? rispetto a quella che è l'attività governativa di questi criminonzi, un po' criminali, un po' stronzi, semplicemente guardando e mettendola in parallelo con l'attività del eh, narcisista. Allora il narcisista inizia con il love bombing, no? perché chi conosce un po' la psicologia sa perfettamente che si tratta di queste bombe d'amore no? ah, come sei bella, una donna come te, l'amore come l'ho fatto con te, non l'ho mai fatto con nessuno, solitamente il narcisista ha 50 60 anni, se è la prima volta che tromba per bene sicuramente uno che non sa trombare, questa è una cosa che dico io, tuttavia, il narcisista comunque inizia a lodare la donna la donna finalmente si sente ah, ho trovato un uomo meraviglioso ma anche bello, e dopo un po' comincia a minacciare il terreno, mi diceva: a me quella tua amica non mi piace, non mi piace, no? la vede come un'incombenza. No? a me quella famig la tua famiglia, però mi, mi sta sui coglioni. No? Non mi fa Ora, vera, ho visto essere scollegata probabilmente a pensare alla commissione. Quindi andiamo avanti, noi, e dirò qualche tempo per le domande. E poi, poi andiamo, poi chiudiamo perché devo andare in studio di corsa, perdonatemi. Iniziamo un po' a fargli terreno bruciato intorno, no? Dopo che questo terreno si è bruciato bene bene, la vittima è sempre più sola, allora il narcisista comincia a manifestare se stesso. E cosa ha fatto? Il governonzo, che è un po' governo, ma anche un po' stronzo, semplicemente ha cercato di togliere tutti i punti, gli elementi di sostentamento. Prima ha tolto tutte quelle che sono le persone che avrebbero potuto in un certo qual modo diciamo proteggerci, ma a partire dai familiari, ha creato delle forti discrepanze no? fra noi e loro. E poi ha iniziato con il, suo, con, il suo, con il suo modo efferato di manifestarsi, la persona un po' più isolata, senza lavoro, senza amici, senza famiglia, senza un cazzo, è chiaramente molto più vulnerabile, no? E a un certo punto eh, la persona si incomincia un po' a arrabbiare contro questo narcisista, gli no? dice: Ma tu mi avevi detto che mi amavi, poi invece mi stai picchiando, mi hai fatto sto sola, avevo una vita meravigliosa. Solitamente, quando si avvicina al narcisista, la vittima ha una situazione bella, il narcisista ha una vita di merda. No? Dopo un po', la vita del narcisista inizia a essere bella, e quella della vittima di merda. No? C'è cioè questa, questa osmosi, se volete. no? E allora, a un certo punto, il narcisista eh, ottiene il suo risultato, cioè la. Completa fedeltà della sua vittima, sa perfettamente che la vittima no, rispetto a quello che comunque manifesta, la vittima in questo momento dipende dal narcisista. <ride> allora il narcisista lì, che al massimo della sua forza, della sua prepotenza, della sua cattiveria, crudeltà, inizia a manifestare se stesso. Ecco, ecco, vera? Avrà cambiato il cellulare con cui collegarsi e risparmio. Quindi. Eh, il governo adesso cosa fa? Manifesta tutta la sua veemenza perché sa perfettamente che non siamo dipendenti no, da questi qui. Quindi, signori miei, invece di stare tutto il giorno a fracassarvi coglioni con tutta una serie di video che vi fanno incazzare, la cosa che vi dico, ma per favore, ma, ma secondo voi, ascoltare cosa dice il dottor Cazzo, ascoltare cosa dice quel, 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 que, que, quell'inconveniente umano di Burioni, no? ma secondo voi, eh, fa bene alla nostra salute vedere cosa ci sono persone che twittano di continuo cosa scrive quel paradosso quantico che è burioni. Ma ragazzi, ma voi state ascoltando, burioni! Capito qual è il problema? Di conseguenza, questa energia si ritorce contro di voi e cosa diventate? Qualcosa di simile a quella creatura insensata. Di conseguenza, questa energia che voi scatenate, e tirate fuori a chi va? a chi va lo vedete che gli si gonfiano le guance va a burioni ha capito quindi questa è una cosa molto importante da non fare isoliamoli quando si vengono da me le persone vittime dal narcisista o una donna che ogni tre mesi ha un narcisista io gli dico che okay, fallo morire di stenti, non gli dare più attenzione reagisci a tutto quello che ti fa e dice con indifferenza che in altri termini è disobbedienza quindi se voi vi arrabbiate perché state perdendo lavoro per il posto di lavoro, ma continuate a mandare i bambini a scuola, se voi pensate di non poter fare cose alternative perché non avete elementi di sostentamento, se voi pensate tutta una serie di cose prima ancora di provarle, vuol dire che siete vittima di un condizionamento mentale. Iniziate a fare le cose. Ragazzi, ci sono persone come me che si stanno prodigando per aiutare gli altri. Ci sono persone, io mi sto inventando dei posti di lavoro nella mia attività, nella mia vita, per sostenere le persone che sono in grandissima difficoltà. E non sono un miliardario, tantissime altre persone lo stanno facendo. Persone che vengono e mi danno grandi donazioni, come ieri Sergio, che ringrazio tantissimo, da fare un trattamento, ho lasciato una paurosa. E questo mi permette poi di fare, continuare di fare a fare l'attività che sto facendo, ma anche di sostenere le persone che sto sostenendo. Ci sono anche queste realtà. Tra pochino ci sarà la piattaforma, la persona potrà presentare i suoi talenti, potrà fare delle cose, tutto attivo titolo gratuito non è mai una questione di soldi. Se voi pensate prima ancora di fare una cosa che non potete farla perché non avete soldi, è un condizionamento mentale, vi stanno inculando la testa. Di conseguenza è, import di conseguenza è importante essere svegli e vigili. Per favore, noi, fin tanto che ci nutriremo delle loro informazioni, noi saremo sempre più defraudati di energia e loro saranno sempre più forti. Però ci sono anche le buone notizie. Però mi raccomando, non credete a nessuno che vi sta dicendo due cose. La prima è che verranno a salvarci, tutto si migliorerà naturalmente, stanno migliorando le cose, quello è vero. Però non perché migliorano naturalmente, perché c'è una massa di persone che si sta incazzando. Stanno commettendo l'errore di mettere in condizione le persone di non aver più nulla da perdere. Questo è un errore grossolano che hanno fatto loro un errore di sottovalutazione che fanno costantemente perché sono delle benemerite teste di cazzo. Non hanno il senso delle cose. La loro strafotenza, la loro arroganza, li travolgerà. Questo è il nostro punto di forza. Ma non perché ci verrà a salvare qualcuno, perché, se noi non ci siamo con la consapevolezza, quello che ci viene a salvare saremo noi a combatterlo, capite? Uno: non credete a questo. Due. Non credete a tutte quelle persone che hanno ambizioni partitiche e di conseguenza danno un quadro reiterato e costante di una situazione che va via via degenerabile in maniera reversibile, perché del loro terrore loro ci fanno un partito, perché non saremmo così portati a dargli il nostro consenso, perché siamo disperati, addio ci stanno prendendo, chi è che ci può salvare? L'unica soluzione è quella partitica. Come se avesse funzionato nei rimanenti 50 anni, ne scusate, nei passati 50 anni. Non ha mai funzionato, è sempre stato funzionale a un governo, a un potere. Quindi per favore non cascateci, ma soprattutto non ascoltate queste fonti. Disubbidite. Avete bambini ancora a scuola? Toglieteli da lì. Disubbidite. Avete dei vincoli per quanto riguarda le attività governative? Non fatelo più. Dai, cercate di staccarvi piano piano, ma non svegliatevi adesso. Se voi vi svegliate adesso, ovviamente, sarà sempre più difficile. Non dovete, dovete, è un processo, il distacco da quella condizione, è un processo che deve essere graduale, perché ovviamente si devono armonizzare determinate circostanze. Però iniziate. Tutte le persone, tutte le persone che in questo momento sono clamorosamente nella merda, sapete perché? Perché mi dispiace dirlo, ma perché hanno aspettato in un cambiamento naturale. Hanno aspettato che qualcosa cambiasse senza che cambiassero loro. Capite perché si trovano nella merda in questa maniera? Quindi, per favore, ve lo dico con il cuore in mano, iniziate a fare il cambiamento. E le cose buone, quali sono? Le cose buone sono l'informatore che in questo momento sto un po' trascurando, mi ha mandato tanti messaggi. Lo saluto e lo ringrazio, ora poi le andrò a vedere. Mi ha sempre detto: le cose inizieranno a cambiare quando anche nel mainstream ci saranno persone che parleranno in maniera chiara rispetto a quello che sta succedendo, e questo sta accadendo ora. Loro hanno messo quella cazzo di porta. Semplicemente perché hanno dato, tra l'altro, l'inaugurazione sarà il 15 di, questo, di, di ottobre, sarà il giorno in cui metteranno il loro marchio bestiale, no? Quello, ovviamente, non è una coincidenza, un punto assolutamente una coincidenza che loro hanno voluto che coincidesse, di conseguenza, quello sarà il loro strappo che poi li permetterà di fare un grandissimo casino. Ci sono giornalisti che veramente ci sono rotti coglioni, un po' perché hanno tirato fuori la loro umanità, che prima o poi in queste circostanze emerge, un po' perché. Sono state probabilmente escluse da determinati salotti, un po' anche per questo. Comunque sta, te l'avevo detto che comunque avrebbero litigato tra di loro: stanno emergendo eh, verità, stanno emergendo situazioni. Ci sono persone. Il vice direttore della RAI è uno dei più grandi intellettuali nel mondo. È uno dei più grandi personaggi straordinari. A parte il fatto che ha suggerito il referendum come soluzione, trascurando questo, ma lui ha detto tutto chiaramente, senza ombra di dubbio. E non è un coglione che parla, anche quelli che si sono fatti due vaccini e hanno prenotato il terzo lo sanno che non è un coglione che parla. E si domanderanno, cazzo, ma se come questo dice le cose, cioè non è Luca Lucanali che parla, non è l'ultimo dei coglioni che parla, è uno che veramente c'è cioè, a livelli di Umberto Eco. no? Perché lo, per lo apprezzasse o meno, io ho fatto un convegno con, con, con Eco, mi sono rotto cioè, clamorosamente coglione, però questo è un altro discorso. Ok, ragazzi, quindi mi raccomando. però, noi dobbiamo nutrirci di verità, dobbiamo nutrirci di bellezza. Non stiamo lì tutti i momenti. Ora, io sospenderò anche la, la divulgazione, tranne in qualcosa di eccezionale della divulgazione, no? che comunque avevo sul canale per quanto riguarda i post, ma anche su Telegram. Darò soltanto informazioni potenzianti. Sono stato inserito anche, sono onorato come amministratore per quanto riguarda il canale Telegram, cazzo, non vorrei per il nome. Comunque è relativo alla libreria esoterica, vi invito a Cavour, vi invito ad iscrivervi perché è un canale molto interessante dove ci sono Cimaroli, Giorgio Rossi che scrivono lì, ovviamente anche Elisa suppongo. E questo canale si chiama Pensieri Scatenati, sono stato inserito come amministratore quindi ora metterò anche lì le poste. Però è importante che ci sia da parte nostra la voglia e la bellezza di concentrarsi. Su cose belle, ascoltiamo la musica, viaggiamo, guardiamo dei, dei film potenzianti, possibilmente che non vengano da Hollywood, e delle cose belle, ce ne sono tantissime. Non attenzione ai discorsi di cosa dice il dottor Castro, di cosa dice eh, eh, Che capaone, ma quante ce ne sono? La, la, la selvaggina, cioè tutti questi personaggi agghiaccianti ok? Concentriamoci su quelli che sono i grandi classici, guardiamo un pochino poi c'è stato il ciclo, delle, il ciclo della nostra vita, sappiamo perché ci troviamo in questa, in questa situazione capiamo come mai ci stiamo e siamo in questa situazione, per quale ragione siamo in questa situazione, perché hanno paura della nostra grandezza, hanno paura del nostro risveglio, della nostra consapevolezza di quelli, quelli che hanno paura hanno, eh, sono loro, sono loro i terrorizzati, sono tutti brutti, piccoli avete visto Draghi, Alto, un metro, un cazzo sono tutti brutti, Brunetta, vogliamo parlare di Brunetta, questi personaggi allegorici che sono veramente dei mostri, sono degli inconvenienti genetici, quindi per favore, Pippo Vaudo, Pippo Vaudo, poi po, eh, sì, penso che anche Massone, anch però c'è di peggio in questo momento di Renzo ecco. Ok, allora, Massimo Bosti, Caliuga, dura fino, eh, fino, al, eh, fino al 428, no dai, ora poi ci sarà Valentino Bellucci, vai ti lo su, ci sarà Valentino Bellucci che parteciperà alla nostra piattaforma e ci darà, ci spiegherà alcune cose, ha preparato il primo video ed è veramente bello. In previsione della nostra intervista con Giuliana, Conforto, tutto chiaro quello che ho detto, ragazzi? Io mi sono, cioè, non, non ho lasciato spazio a fraintendimenti, mi sembra. Eh? Mm. Allora, signori, signori signori miei, bene, qualche domandina, vera, poi non andiamo di corsa in studio, anche perché non voglio, cioè, sono. Ora io stavo scherzando, però mi dispiace tantissimo, l'avete lasciato fuori has, Insomma, ecco, non so come dirlo, prego, <ride> bene. Non diamo loro energia, non diamo loro energia, ragazzi. L'energia è l'unica cosa che conta su questo piano energetico. Di conseguenza, non giochiamocela. Prego questa vera? Eh. Disubbidienza totale e blocco di tutte le attività produttive e non produttive. Così facciamo crollare queste bestie che noi abbatteremo. Attenzione, Claudio, attenzione. Disubbidienza vuol dire che noi stiamo ancora credendo in questo sistema e di conseguenza lo fermiamo per far sentire quanto è importante non fermarlo. Allora, io ti do una notizia: questo sistema di cose serve a noi, non a loro. Hanno dimostrato che comunque ampiamente, che quando hanno fermato tutto, hanno fermato tutto, l'hanno fatto loro lo sciopero, hanno bloccato tutto. Loro si sono rinforzati, non ci siamo indeboliti. Ok. Quindi il sistema serve per noi: se non lo blocchiamo, hanno un grandissimo motivo per poter dire, guardate, gli autisti, tutti nuovax, nuovax, e un uomo, sembra una panchina come una balboa tutti i Novax, tutte persone cattive, guarda come sono scemi guarda, fanno vedere qualcosa di stupido di qualche Novax che è cretino no? non dicano che anche il vice direttore della RAI è un Novax di fatto no? A lui lo chiamano vice direttore della RAI a noi non ci chiamano Novax e dicono non c'è più la roba sugli scaffali perché i Novax hanno bloccato tutto attaccateli, attenzione Claudio non è così semplice prego Sei, sei silenziata, vero? sai? Mi sono persa perché mi hanno chiamato. Mi hanno cagato i piccioni? No, no, sono... no, 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 dei ragazzi. Ah. Oh, sei... ti hanno riconosciuto? No. No, stavi <ride> rompendo i coglioni, eri nella loro panchina, erano due tossici. Eh, sì. Sono... Eh, noi, noi ci facciamo lì e te, e te, eh, se sono... un... oh, ci facciamo lì, vai. No, era il tuo amico con uh, il solito, con, uh, però sua moglie e la bambina. Chi è il nemico? Il tuo amico, quello che vende libri. Ah, quel ragazzo senegalese? Sì. Io sì. lo chiamo il mio, casello, oh, il mio casello, perché tutte le volte che passo... Esatto. <ride> che Ho fatto io no. oggi, perciò ah, lascio... Noi poi te le rendo, lo stiamo, stiamo mantenendo anche lui, questo ragazzo senegalese, un ragazzo meraviglioso, che in un... senegalese. È senegalese? Penso, non... Non di, quella zona. di quella zona lì un ragazzo stupendo due occhi intelligenti un bellissimo ragazzo forte che in un mondo giusto non sarebbe lì a vendere a insistere a vendere libri che non interessano a nessuno ma sarebbe forse in un posto dove potrebbe veramente esprimere il suo talento in un mondo giusto capite perché questo sistema deve essere distrutto deve essere cambiato però non dobbiamo ancora continuare a essere indipendenti tutto quello che ci tiene avvinghiati a questo sistema è finto per favore la maggior parte delle cose sono finte sono finte le nostre gioie e i nostri entusiasmi. Prego. Eh, scusate, veramente tra i camionisti che, pro che protesteranno ci, saranno, ci sono tanti vaccinati. La lotta è contro il Green Pass, non, non contro la terapia che deve essere facoltativa. Mm. Ottima precisazione, Sally. Sì, sì, assolutamente. Ma eh, fra il gruppo, il nos la nostra parte, tanto ormai è evidente che siamo divisi in due parti, si sta ingrassando e si sta ingrassando anche perché molte persone che hanno fatto il primo punturino si sono un po' pentite, ecco, e di conseguenza sono passate dalla nostra parte. Fisiologicamente, noi aumenteremo vertiginosamente in maniera esponenziale, però siamo ancora in una situazione, insomma, in cui io avrei molta paura a fare un referendum in questo momento. Prego. Francesca dice: Grazie, non ho nessuna domanda. Tutto chiaro, buongiorno a tutti. Perché? Perché? Me l'hai fatto apposta, Vera. me l'hai fatto apposta. No, le... no, è tutto chiaro. No, invece, ehm... allora, Covidiozia ci sì. chiede. Ciao Luca, ma è possibile che se non hai il green? I green ti bloccano anche la malattia? Eh, non so se questo è. Ciao, ciao caro. Non so se questo sta facendo del sarcasmo. E... La malattia in termini come, come mutua, non so, ma o malattia. Comunque. Sì, secondo me, dicendo... sul, sul lavoro. Penso sul lavoro, lavoro. Non, mm. non, lo, non, non lo so se ne sentono. Non credete a queste storie per favore? Perché ho letto anche un, un post del Coracon. Se non mi sbaglio, che era una domanda bastarda. Era una, una domanda che però sembra un'affermazione. Infatti, la persona che l'ha fatta leggere ha pensato che fosse un'affermazione, o comunque un qualcosa che era ipotizzabile. Tipo, chi non ha il Green Pass le toglieranno le pensioni? Ecco, e era messa a diversa. Eh, ora, eh, tog eh, ora togliamo, le, mh, dice il Corlo, il Green Pass a chi non ha le pensioni. Era una, un auspicio loro no? di questi criminali ancora. Però, no, no, non lo faranno perché, ovviamente, non metteranno mai le, le persone in una condizione in cui non hanno più nulla da perdere. Cioè, questo è ovvio perché poi a un certo punto a me mi levi tutti i soldi, gli ultimi soldi della pensione mi ci compro un... qualcosa, <ride> non so io, capite, no? quindi no, questa cosa non lo faranno, la cosa che invece faranno, ve lo dico con quale cuore mano, sono un po' titubante, se dirlo o meno, sono stato titubante, però toglieranno i tamponi nel Green Pass, no? per cui... E le persone ci saranno in pasta solo per chi si è vaccinato chi avrà non so, altri elementi e avrà dimostrato di, di, di essersi immunizzato in un'altra maniera questa è una cosa che al 90% faranno se non succederà qualcosa prima Bera. cosa stai facendo? una zanzara uomo, oh, ti ho sposto. ma me, me, me la sta facendo pesare? Eh? Così tanto... ah, passava benissimo benissimo Bene, facciamo, bello, facciamo due domande, poi ti vengo a salvare, vengo con la bici, ti metto in sella e andiamo... Dove sei al parco? Sei al Parco Solari in questo momento? Sì. 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 Sono ferma, attendo... Ah, Fa... Florence, Att mm. sì, attendo, scusate, non ci vedo. Sono ferma, attendo, faccio... Facciano la loro mossa, ma è dura soprattutto capire per quanto tempo ancora dobbiamo attendere. Basta ignorare. Non riesco a far fronte ai cedimenti altrui. Aiuto. Okay. Basta ignorare, tu devi guardare la vita di persone che si sono mosse tempestivamente e hanno iniziato a organizzare la loro vita senza di loro. Okay? Basta ignorare, puoi anche ignorare, ma loro non devono diventare, puoi essere anche coinvolto, ma loro non devono diventare la tua vita. La tua vita sono i tuoi figli se ce li hai, il tuo compagno se ce l'hai, tutte quelle cose belle che hai nella vita, le cose da ancora da scoprire, i viaggi che ti vorrei fare, tutte queste cose. Questa è la vita. Quindi questo è quello che conta, quindi trovare una situazione alternativa che non è che la troviamo semplicemente guardando i video di, o quello che dicono questi altri personaggi, eh, non è questo il punto, il punto è trovare la, la propria alternativa semplicemente facendo qualcosa che ci risuona e che ci piace, questa è una cosa molto importante. E da lì poi iniziare a organizzarsi per cambiare vita perché questa vita che loro ci, che noi, su cui noi contiamo, a cui noi stiamo dedicando la nostra sussistenza, semplicemente ce la stanno togliendo e nemmeno troppo lentamente, mi sembra. Prego, ottobre rosso James Joplin, eh, novembre, ottobre ottobre certo, e eh, novembre succederanno delle cose. È un po' che ve lo dico. Voi mi raccomando, state a. Eh, a corte, a nostro, in nostro favore, eh, succederanno delle cose in nostro favore. E, insomma, è anche facile ipotizzarlo. Sì, loro, sarà sempre più difficile per loro eh, farci credere a questa Antonina. Sì, avete letto al professore Celestino, un libro brava. Eh, Vita Maria, brava, bravissima. È il libro che in questo momento servirà di più. È il libro che vi consiglio, ma magari ce ne sono anche altri che non ho letto. Ecco, di quelli che ho letto, e non ho letto un po'. Eh è quello che vi consiglio maggiormente perché comunque si, si basa su una situazione in cui c'è una dittatura militare e il loro modo di sottrarsi a quel genere di condizionamento, no? e chiaramente si basa su elementi prettamente energetici, io soprattutto per quanto riguarda l'ultima parte l'ho messa in pratica in tante occasioni, vi posso garantire che funziona e serve e la Profezia di Celestino lo potete trovare, secondo me sono passati più di vent'anni quindi anche senza copyright come PDF su, su internet, ma su YouTube c'è il, il film. Scusate, il film è assolutamente gratuito. La Profezia di Celestino che potete visionare. Allora, allora aspetta, eh. eh? Maurizio, tu cerca intanto. Ciao, Maurizio. Ciao, Maurizio, caro. Luca, cosa ne pensi del video della Palombelli con Freccero? È un video pazzesco. e l'ho postato anche sul mio canale Telegram. E l'ho postato anche sul canale Telegram. E... In serie scatenati! Che è il canale della libreria esoterica Cavour. Che vi invito a iscrivervi. Ehm. E... Penso che sia un documento straordinario. Poi lui eh, ha proposto il referendum come soluzione comparativa, no, di confronto, per iniziare a dialogare, perché effettivamente è vero, no, la cosa che comunque rende impossibile per effetto della, della reticenza reciproca è il dialogo no, tra le persone che sono pro o contro. In questo momento. Però penso che abbia fatto un documento pazzesco a livelli di quelli che potrebbe fare Biganò, però da Viganò Biganò si rivolge se poi a delle persone che. Non solo i cattolici possono apprezzare Bigano, la purezza di Viganò, anche tantissimi laici, me per esempio. però il Freccero è, è lui che è il più grande, che ho determinato come uno dei, una delle più grandi menti no, del mondo. Cioè, non è che sta parlando di spirulino, eh? sta parlando di un personaggio fra i più grandi, che, fra i più autorevoli, no? fra i più rispettati che possono parlare. Se qualcuno mi chiede che, se è massone, è ovvio che sia massone, perché altrimenti non lo avrebbe fatto il direttore della RAI. Però eh, sapete che ci sono due massonerie, ce ne sono molte di massonerie. Sicuramente lui non fa parte della massoneria del nostro grande delinquente del Consiglio. Prego. Barbara dice: no, 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 no. Barbara, ascolta. Barbara, per favore. Allora, com'è Giordano, no? che è stato incriminato, ragazzi. Se ci sono, eh, c'è l'altra parte che sta emergendo. Allora, non è una guerra, non hanno soltanto noi contro, eh. c'è una guerra. Voi, ragazzi, è sotto gli occhi di tutti. Se qualcuno, anche per quanto riguarda Giordano, Giordano è stato minacciato dai vertici Rai. Per quanto riguarda quello che ha detto, e l'unico che ha dato voce senza interromperlo, anche lui a Coso a Montagnier, chi è stato? È stato lui alla fine, no? Quindi, ragazzi, no, lui non è stato mai interrotto perché aveva a che fare con una giornalista seria, trovo, no? Che non è stata sempre seria, eh? Parliamoci sempre, belli. però, comunque, in quel caso lì mi sembra sia stata meravigliosa. Non aveva interesse a interromperlo. È stato, aveva un contraddittorio che gli ha rotto i coglioni. No, no, ma è stata un'intervista seria dove lui, in virtù del grande lustro e prestigio che ha. Eh, c'era poco da controbattere, potevi solo urlargli contro per fermarlo e tutte le cose, poi tra l'altro c'è stata anche la comunicazione di Draghi che ha confermato pienamente quello che lui stava ipotizzando più di così, no ragazzi è stata, quella comunicazione ovviamente non è stata casuale, sono, sono sicuro però perché, perché lui la televisione la sa fare ovviamente però no 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 per favore non guardiamo sempre il negativo delle cose, guardiamo, guardiamo anche le cose dei trattanti prego Cosa diceva quella prima? Non mi ricordo più. Ah e... sì, no, no, era Maria. Maria, Maria ecco. Fing, il mio il capo. Mio capo. Tua... Allora... Eh, no, non posso dire. Ma è incredibile, ieri è venuto da me, mi sono preso cura di un grandissimo amico che è un imprenditore, ha 14 dipendenti, tutti vaccinati lui mai si sarebbe permesso di chiedere addirittura a altre persone a esse affetto di pagargli il tampone no pensate un pochino però non è solo una questione di datore di lavoro sono proprio le persone che si vanno a fare questo punturino come se fosse la benedizione e non sanno che è un abbonamento aspetta eh questo vi dice na, ni, ciao. scusa Luca, anche tu nello studio deve avere il gringo. Si vogliono, tu cosa fai? Io lavoro solo due giorni perché faccio il tampone solo se tolgono. Devo chiudere per forza e non danno. Danno ad una, no, ad un anno, a, devo chiudere per forza, ad un anno, ad un anno dalla pensione. pensione. Sì, sì, lo so, immagino che sia una situazione per, per assolutamente, assolutamente precaria. Vedi, caro, cara, caro, insomma... Per, tutto, tutto il mio rispetto io mi trovo in una situazione privilegiata perché quando io ho vissuto di probabili stenti, quando dieci anni fa io e Sonia abbiamo venduto i mobili per andare da, dalla Toscana, venire a Milano iniziare la nostra nuova vita svincolato da un mestiere che mi garantiva una vita assolutamente meravigliosa perché comunque avevo 10.000 euro di fattura che io tutti i mesi mi garantivo molti di voi, molte delle persone che in questo momento guardano con una sottile invidia quella mia posizione, dove era? Dov era? Quando io guardavo il mio Barbone fuori casa e facevo, ma oh, magari anch'io farò questa vita qui e non l'ho pensato solo una volta. Dove erano le persone che in questo momento mi stanno chiedendo quello che mi sta chiedendo tu, no? O che stanno lamentando la loro situazione. Dove erano? Dove erano le persone quando io nello studio non avevo nessun cliente, ero lì facendo finta di avere dei clienti per influenzare la mia realtà? E l'ho fatto per tanti giorni e tante settimane. Dove erano queste persone? Dove erano le persone quando, uscendo di casa Sonia mi guarda e dice, ma ce l'avevamo soldi per pagare il mutuo? perché io non? Ce l'ho e non ce l'ho nemmeno io. Dove erano le persone? E poi abbiamo vissuto, abbiamo superato tutto questo. Quindi non è che mi ha regalato nulla a nessuno. Mi sono fatto culo prima di voi, prima di molti di voi, semplicemente perché ho guardato la realtà da un altro punto di vista e ve la sto trasmettendo, impiegando soldi e energie per farlo. Prego. Oh, eh, ho sentito una voce che dei tipo trans, ah, no, trans. Era, no, era ah. un ragazzo che passava cantando. Oh, ma il nostro mm -hmm. il nostro casello? No, era casello? no, era i ah. ragazzi quelli con la biciclette, come si chiamano? Quei poveri, quei ragazzi che tutto, 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 tutto. <ride> E mm. Basta dai. Ma no, so, mi mi stai dicendo di chiudere la live. Comunque adesso dobbiamo chiudere, sì. Ok. Eh, vediamo qui l'ultima. è Rita e Fiorentina. Cioè, Rita, Questi invece ci una sono figure. ragazzi. Ah, fa, falli, falli intervenire. lì c'è una live. 1500 persone in collegamento da cioè, esatto, però è bello stare al parco perché vedi, oh, eh, vedi, vedi il ragazza che... nel parco dove io mi vado ad allenare tutte le mattine sì. eh, vedi i ragazzi, I ragazzi, quelli che fanno le consegne eh. Eh, che cantano felici, poi vedi passare tre ragazzi normali, sì, sì, diciamo sì, normali, quelli di. I nostri ragazzi che sentono questa musica che boh, non si capisce neanche cosa dicono. Vabbè. Okay. Scusate, oggi sono... Adesso c'è questo gap generazionale che Vera ha rivelato con tutta la sua veemenza. Allora, Rita Fiorentino, quando hai una figlia in struttura sanitaria, un figlio che deve fare l'università, un come si fa ad non arrabbiarsi? Perché? La situazione, che comunque era ipotizzabile, le gabbie che stavano costruendo attorno a noi sono state spesso ignorate. Quindi, noi ci troviamo in una situazione in cui non abbiamo potuto far fronte, abbiamo consolidato la nostra dipendenza in un sistema diabolico, e di conseguenza, adesso ci troviamo in questa situazione. Hai tutto il diritto di lamentarti, però c'era il modo di potersi muovere prima. Quindi, vi sto dicendo, chi ancora non l'avesse fatto, per favore, muoviamoci. Perché la situazione, se noi non prendiamo dei provvedimenti, peggio ulteriormente volete non so devo usare dei termini più chiari prego hai tutto, hai tutto il diritto di, di preoccuparti di tormentarti per questo però non basta questo bisogna anche reagire e bisogna farlo Dovevamo farlo, dovevamo farlo prima non è così tardi se iniziamo a fare adesso però dobbiamo iniziare non soltanto mettersi lì a tormentarsi di quante giustizie loro si basano sul fatto di procurarci il terrore e ingiustizie la loro vita noi se la subiamo siamo semplicemente delle persone di dell lominti anche noi se ci limitiamo a subire, ecco il grande Matteo Matteo Hunter-Kill, ciao, il Green Pass non è condizione per lavorare male che balla. vi fanno una multa, se vi beccano, ma pensate davvero che verranno a controllare nel vostro studio professionale, ovviamente no, ma nemmeno nei ristoranti per quanto ne so io, dove devi passare nei treni, sì questo ovviamente accade passi nella stazione però poi vai nel controllore e te lo chiedono benissimo però assolutamente così la, la maggior parte delle paure che stanno ipotizzando e ventilando sono dentro la testa delle persone prego eh, chiede... scusa prima hai risposto quando, il toglieranno, quando ver... toglieranno il tampone secondo te eh. no, no ma poi dice che sulle, sulle 24 ore dice che ci sono i salivari approvati mm, okay. a 15 euro Sonia sta dicendo che hanno, atti, hanno approvato i salivari. Eh? E è probabile che dopo il 15 ottobre iniziano a ventilare l'ipotesi che comunque toglieranno il tampone. È un'ipotesi, però, comunque, ve la voglio dire. No, non però ho capito. Sì. Se... Eh? Non, ho, non ho capito toglieranno il tampone quindi il green pass non sarà più determinato anche dal fatto che, che ne so, se una persona non vuole farsi il punturino si fa in maniera esosa due tamponi a settimana, tre tamponi a settimana e va avanti toglieranno anche questa possibilità potrebbero togliere anche questa possibilità però Stonia dall'altra parte della stanza stava urlandomi di, dicendo che il sole 24 ore ha appena detto che comunque sono ammessi i tamponi salivari e questo è un po' il gioco che fanno loro il tira e molla no? per darci la boccata di ossigeno po e poi ci ributtano la testa sotto l'acqua Qua. Bene, allora ok, andiamo. Eh, Vera, ma, ma aspetti alla panchina eh? ci ti venga a trovare? In quale, in quale panchina sei? Vicino a quale barbone? Eh, quella dei cani. La zona dei cani. Eh, ma eh. ci sono tre zone dei cani. Io vengo, ma... hai visto dove, dove mi alleno io? Dove avevamo fatto il servizio fotografico con Diana, ti ricordi? Sì. Io passo di lì, passo di lì. Dove c'è il coso dell'Enel? Dove c'è il... Beh, eh, dove c'è il sole questo... mi trovi come se fosse una telefonata tra di noi eh. e dove c'è il sole si trova mistica. dove c'è il coso il... <ride> la stanzina di <ride> Telenere? No, al... aspettami il coso, al coso mio... alla mia porta quantica aspettami lì va bene Va bene. ok, te lo faccio il setto 40, nella porta, poi ci facciamo la foto insieme, va bene? va bene, va bene Vai, ciao Vera, due minuti arrivo sì. ciao a tutti raga, ciao grazie di cuore per averci seguito la frase del giorno mi sa che Bera in questo momento non ha l'intenzione di poterla dire, o oh, sì? Sì. Ah. sì ah no no, 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 Come? no. Non, non ce l'abbiamo? me l'avevo preparata ma non riesco a leggere dal cellulare <ride> niente l'hai una memoria che ti ricordi il più bello deve ancora venire eh, mi ruba anche le frasi ciao raga buon proseguimento ci vediamo prestissimo ciao a bologna magari ciao <ride>